Modena con una società insieme con l'Olivetti, ci facevo parte, fece la riforma dei sistemi di selezione, dei concorsi. Io poi non mi ricordo più come andò a finire. La scuola o le scuole Bassanini? Tutto. Sì, diciamo la stagione Bassanini, ecco, di cui mi ricordo questi aspetti, a cui tra l'altro ho collaborato, però non mi ricordo più come è andata a finire e perché è andata, sicuramente è andata a finire, ma non so perché. Ecco, grazie. Beh, buono anche questa è una ottima domanda. Dunque, il perché delle riforme Bassanini, a cui ho lavorato tanto, a me pare questo, che certamente, tanto ci sono stati alcuni errori, anche qui, per cui io ricordo che proposi di dire quando l'intero pacco fu sbalzato fuori, il primo passo, non faccio discorsi politici, faccio discorsi diciamo visti dalla mia ottica, che è sempre stata un'ottica a un miglio dalla costa, ho sensibilità politica naturalmente, ma non mi è mai interessato il cortoraggio specifico, quindi devo dire che sulle riforme Bassanini il passaggio da Prodi alla gestione D'Alema non fu positivo, mi piace dover dirlo, ma non fu positivo perché la sensibilità sul dato era molto minore e c'era evidentemente, c'è un filone, io non sono un esperto di partiti di sinistra eccetera, ma ho l'impressione che ci sia una lunga storia nei partiti di sinistra, in particolare nel Partito Comunista, che ha sempre considerato l'amministrazione un dato meccanico in cui tu poi quello che metti sopra esce sotto e le cose vanno, cioè con un primato della politica enfatizzato, il che probabilmente c'erano molte ragioni, ma ha enfatizzando una specie di ruolo meramente attuativo esecutivo dell'amministrazione, che era fuori tempo quando veniva detto e che è andato contro il muro dopo, evidentemente. Nel momento in cui io chiedo all'amministrazione di non essere soltanto il braccio secolare dell'applicazione di una legge che ha risolto tutto, perché invece le cose la legge non le risolve, al massimo mi dà delle procedure e tutto il resto devo cucirlo giorno per giorno nel rapporto con i problemi, con le risorse e con i cittadini, questo è l'amministrare oggi, ovviamente era un concetto di amministrazione non braccio secolare, attuativo, ma al contrario, attivo, proattivo, cooperativo, insomma, dal basso verso l'alto, insomma, l'esatto contrario di quello che è. Quindi io ho l'impressione che ci sia stato in una certa classe politica una forte, un DNA di sottovalutazione dell'autonomia dell'amministrazione come problema politico, non problema istituzionale, problema politico. In ragione del primato della politica, inteso in modo pesante e fuori da quello che poi la società era prima. Quindi questo è una... Arrivò poi Berlusconi e fu la fine, 2001, non dimentichiamo, Berlusconi arriva nel 2001, siamo in piena la legge delle riforme dei ministeri, la violenza, siamo al 99, 2001 Berlusconi poteva essere un'enorme risorsa, la destra non impagnata dai sindacati, dalle cose, una destra magari sprezzante della tradizione, non lo so, insomma qualche cosa. Abbiamo avuto il peggio delle vecchie burocrazie, proprio una cosa, io ricordo quando vedemmo, con rispetto per la persona, che è una persona degna, ma quando vedemmo andare alla funzione pubblica un vecchio avvocato generale dello Stato che poi non proprio aveva tutte le possibilità, salvo quella di cambiare alcunché naturalmente, evidentemente il discorso è chiuso. D'altra parte toccare l'amministrazione è una cosa enorme che non può fare il ministro della funzione pubblica, ministro senza portafoglio presso Palazzo Chigi, deve essere un punto chiave
di un governo, perché questo è il problema numero uno. Se lo metto al problema numero 30 con, sotto il banco dicendo ehi, cerchiamo di non avere problemi su sta roba, non ne voglio mezza, come si dice. Ecco, abbiamo altri problemi, lasciamo stare quelli, il can che giace, ovviamente al mezzo, cioè non toccherò mai. Quindi fra primato della politica vetero partiti storici, chiamiamoli così, e invece cinica, abbandono del tema, la, sai cos'è l'amministrazione? La si lascia sulla sua zattera, meno si ha a che fare, meglio è. Come hanno sempre fatto le imprese fino a poco fa. Le imprese, proprio. L'amministrazione è scalcinata, meglio così, me l'organizzo io l'amministrazione di cui ho bisogno, no? Quando è che ha cominciato a diventare importante l'amministrazione? Quando ho cominciato a capire che i costi che mi dava indotti dall'amministrazione mi mettevano fuori mercato. Il mercato unico è stato la ragione per cui la Confindustria ha cominciato a occuparsi di pubblica amministrazione, perché prima una pubblica amministrazione che scalcinata andava solo bene, perché sull'accertamento delle tasse eccetera, sgangherata, potevi fare di cose, sul controllo del territorio te la cavavi, sullo smaltimento dei rifiuti c'era sempre la via, cioè c'erano tutte le cose poi. Quindi questo è il punto, quindi potenti funzioni e interessi ciechi, quindi corti, perché io capisco che non faccia il suo interesse, non riesco a capire perché non faccia l'interesse di medio e lungo periodo invece che quello di corto. Se faccio quello di breve è quello di dire l'amministrazione è male. E questo dato del vivere e del fare senza amministrazione, se ci fate caso, è ancora fortissimo. Infatti i veri avversari della riforma dell'amministrazione, sapete chi sono? Sono tutti coloro che sono convinti che tutto sommato è meglio evitarla, perché è un maccherone da cui non riesce a venire fuori, per dirla in modo greve. E qual è il modo per aggirarla? Se vi prendete la legislazione degli ultimi 15 anni, io la leggo in questo modo, ditemi se è un errore. L'amministrazione non risponde a questi tre principi. Primo, l'amministrazione non si riesce a riformare. Punto secondo, e allora se non si riesce a riformare, cerchiamo di evitarla. E si evita in due modi, o tagliando con gli automatismi, eccetera, bypassando, cioè faccio in modo che il suo ruolo sia ristretto, e se proprio non riesco a bypassarla, sapete cosa c'è? No, quello arriva dopo. Metto l'automatismo, cioè metto in legge un meccanismo tale per cui l'amministrazione e con la museruola sono in grado di evitare che morda, il che è tutto il contrario di un'amministrazione dotata del potere discrezionale per scegliere, per differenziare, eccetera. Tre quarti delle semplificazioni, degli snellimenti, degli automatismi, dei silenzi assenso, delle conferenze, eccetera, sono tendenzialmente legati esattamente a questo, con le più nobili ragioni, ma di fatto questo. È il motivo per cui personalmente credo, proprio perché credo che si possa evitare questo, le cose non sono giocate, giochiamocele. In un saggio che ho scritto adesso per i 80 anni di Cassese, ho detto restituire il provvedere all'amministrazione. Restituire perché? Perché il provvedere adesso è assorbito dalla legge, il legislatore si ha assorbito una serie enorme perché è dettagliato, perché è stato spostato lì. E intendiamoci, questo lo fa anche l'amministrazione, perché per evitare la responsabilità sposta sul legislatore in modo da non avere scelte di cui rispondere. Quindi c'è il concorso di una politica debole, di un'amministrazione che non vuole responsabilità, terrorizzata da averli, e sposta sul legislatore oppure sul giudice ciò che essa medesima non può fare, il che significa amministrare senza amministrazione. È l'ultimo degli ossimori dell'esperienza italiana. Siamo in grado di venirne fuori. È dura, ma sì, ma il primo modo per farlo è sapere che questo è un problema centrale, è il primo dei nostri problemi. Dobbiamo dedicarci a questo, le risorse e gli strumenti ci sono, quindi non è un problema impossibile.
Io sono abbastanza ottimista. Adesso vi invitiamo un aperitivo che offriamo, certo, alla conclusione di questa serata.